Sono qui solo per la mia gente, per quelli di Norcia, di Cascia, di Preci, quelli che sono nelle tende, ma anche quelli che sono negli alberghi, per tutti i ragazzi e le ragazze che sono nate dopo il 97, quelli che hanno meno di 20 anni e che non avevano mai sentito il terremoto e che sono anche un po' spaventati perché dal 24 agosto stanno ascoltando 2500 scosse. È come se continuamente sentono sotto i piedi che la terra trema. È la storia dell'Appennino, è la storia della Valnerina, è la storia di questa parte d'Italia e di Umbria. Norcia nei secoli, la sua conformazione urbanistica, edilizia, è sempre figlia di un pezzo di sisma. Dopo il 200, quando un sisma la fece crollare, i papi diedero incarico di costruire una fortezza che avesse regole antisismiche, che resistesse al mostro del sisma. E così nel 700, quando scompare tutta la città medievale e rinascimentale, ricostruiscono la città, che oggi è molto ottocentesca per questa ragione, per il grande sisma del 700. A metà dell'Ottocento lo Stato Pontificio dà delle regole e dice che a Norcia non si deve costruire più del terzo piano perché c'è il terremoto. Ecco, la mia gente, la gente dell'Appennino, è abituata a convivere con il sisma, ma non ci si abitua mai, fa paura. Non fa tremare solo i palazzi, fa tremare, genera ansia. Nel 97 noi abbiamo avuto una grande lezione, drammatica. Era un terremoto 5.6 che distrusse una parte della regione, alcuni monumenti simbolo come le volte di Giotto della Basilica di Assisi. E allora per la prima volta cambiarono le regole. Se c'è una cosa che l'Umbria ha inventato è quella che si chiama la ricostruzione integrata. Non basta rimettere in piedi quello che il sisma ha danneggiato. Bisogna porsi il tema della sicurezza dei centri storici per il loro straordinario valore, ma anche per la qualità della vita che essi trasmettono. L'Umbria si inventò questo. Per la prima volta in Italia si parlò di miglioramento sismico, non solo riparare il danno, ma fare in modo che l'edificio sia un po' più sicuro. Però questo sisma è stato un sisma drammatico. Il 6.2 di agosto, le scosse del 26 ottobre e infine quella del 30, un 6.5. Alcuni geologi, studiosi hanno detto che in Italia mai, purtroppo neanche il 24 agosto, mai un sisma di magnitudo superiore a 6 ha risparmiato le persone. C'è sempre stata almeno una vittima. Il 6.5 non ha fatto vittime. Non le ha fatte per molte ragioni, non solo per ragioni di fortuna, non le ha fatte anche per ragioni di responsabilità dei cittadini, delle imprese, dei professionisti. Ma oggi le nostre città sono profondamente ferite. E allora quello che mi sento di chiedere è che questa volta dobbiamo fare un nuovo salto. Noi abbiamo condiviso molto con il governo l'impostazione, un'idea anche nuova su come affrontare la ricostruzione. Passare dalla riparazione del danno alla difesa e alla prevenzione. Non può essere solo l'occasione di ricostruire. Certo, questo lo dobbiamo alla nostra gente, dare certezze che torneranno nelle loro case, che rimetteremo in piedi anche monumenti feriti, quei monumenti che sono una storia importante dell'Italia. Da lì è partito il monachesimo benedettino, da lì è partito il monachesimo occidentale nel V secolo. A me piange il cuore, l'abbazia di Sant'Eutizio l'hanno costruita nel V secolo dei monaci eremiti, non c'è più, c'è caduta sopra la montagna, ma ce n'è una parte, la ricostruiremo con tecnologie, tecniche, ricerca scientifica, competenze professionali, però ci serve credere in quello, nella scommessa che ha assunto il governo, cioè di fare in modo che per la prima volta non ci occupiamo soltanto dell'emergenza, della ricostruzione, della riparazione dei danni, ma ci occupiamo anche della difesa e adesso il futuro, come dice lo slogan alle mie spalle, della difesa perché abbiamo competenze scientifiche in Italia, abbiamo competenze tecnologiche, abbiamo inventato nuovi materiali. Io ho il sogno di applicare che alcune tecnologie e materiali, gli isolatori, il titanio,
possiamo proteggere i nostri monumenti. I centri storici sono fragili, i monumenti sono molto fragili. Dico anche alle soprintendenze, a cui vogliamo molto bene per il lavoro di conservazione, che devono avere anche il coraggio di difendere, non solo di conservare. Dobbiamo difendere dalla fragilità della natura e quindi dobbiamo osare anche a difesa dei monumenti. I nostri rosoni non torneranno come li abbiamo conosciuti. Alcune di queste chiese nella campagna e nella montagna non saranno più come prima. Lo dobbiamo fare per tutto il resto anche del nostro patrimonio storico-artistico, dell'Italia tutta, ma anche dell'Italia centrale in modo particolare. Ed infine penso al grande progetto. Lo abbiamo apprezzato con i sindaci, noi presidenti di regione, le nostre comunità, le nostre imprese. L'Appennino, la montagna, le aree interne dell'Italia centrale sono anche dei luoghi di fragilità economica e sociale. Ma questi luoghi vivono perché ci difendiamo dalla natura, ma anche perché scommettiamo nella ripresa economica, nella vita economica e produttiva, nella dinamicità della nostra gente, nel coraggio della nostra gente, gli agricoltori, gli allevatori, l'agroalimentare, il turismo, la valorizzazione ambientale, il paesaggio. E allora l'altra scommessa che facciamo con il decreto è un po' questa, di scommettere sul futuro della vita economica e della vita sociale. Questi si aspettano gli abitanti delle quattro regioni, che sono accomunati da questa storia molto antica. Per noi è un privilegio vivere in centri storici, fare l'attività istituzionale in palazzi che hanno 7, 8, 9 secoli, andare nelle chiese che hanno anche 1500 anni. È un grandissimo privilegio, ma dobbiamo difendere e proteggere la nostra gente. Io so che il governo ci crede, ci ha messo le risorse, ma ci serve anche l'intelligenza e la capacità di mobilitare le competenze scientifiche, imprenditoriali e professionali. Casa Italia è anche questo. Non ci accontentiamo di quello che faremo nell'Umbria, nelle Marche, nel Lazio, nell'Abruzzo che dovranno ricostruire, ma vogliamo credere nella scommessa anche di un paese che sa difendersi dalle calamità naturali. Grazie.